Bentornati, Piazza Politica anche quest'oggi per trattare argomenti di pubblica utilità. Ritorneremo a parlare di politica, quella amministrativa, da un punto di vista molto particolare dei due graditissimi ospiti di quest'oggi, ma prima di citarli voglio ricordare il nostro numero telefonico, è lo 080-222-0504, il numero telefonico della redazione giornalistica di Teleappula per qualsiasi segnalazione, per qualsiasi contatto, anche per qualsiasi denuncia, a vostra completa disposizione, sempre e comunque a tutelare i vostri diritti, a tutelare i vostri interessi. Veniamo ai graditissimi ospiti di quest'oggi. Alla mia destra Antonio Cappiello, consigliere comunale del Partito Democratico, alla mia sinistra e Oronzo Castellano dell'UDC. Consigliere comunale, entrambi fanno parte dell'opposizione all'interno di Palazzo di Città, un luogo piuttosto tranquillo, stando anche a quello che è stato commentato, quello diffuso dopo gli ultimi due consigli comunali, un consiglio comunale all'insegna della tranquillità. Antonio, è davvero così tranquillo quel posto? No, Alessio. Lontani, io ritengo lontano anni luce, lontani. E sono gli interessi che comunque gravitano intorno alla politica altamurana, lontanissimi dagli interessi, dai diritti dei concittadini, secondo il mio modestissimo punto di vista. Sì, innanzitutto è doveroso ringraziarvi ancora una volta, a te Alessio e a Teleappula per la possibilità e la disponibilità che mi date in qualità di consigliere del Partito Democratico di rappresentare a tutta la nostra città quello che succede oggi a Palazzo di Città, quello che è l'evolversi o l'involversi, possiamo dire, della politica fatta soltanto per spartizioni di poltrone, potere, e non più in una visione di unità e di concetto unitario nei confronti dell'intera città. Dico questo collegandomi esattamente a quello che dicevi prima tu in questi giorni, proprio in data 18, si è celebrato un consiglio comunale che alcuni hanno ritenuto tranquillo perché erano punti all'ordine del giorno, diciamo, di routine, la Ma nomina vi dei era stato revisori. sicuramente un'epulazione Ma di un certamente non assessore? poteva passare, diciamo, sottotono Appunto. o nel totale silenzio, la revoca. La revoca, ripeto, dell'assessore Perrucci con la nomina di un nuovo assessore Antonio è stato cacciato all'urbanistica. È via, stato destituito, maldestramente cacciato appunto, via e il immeritatamente io ritengo anche. professionista Perrucci. Io ho ascoltato in particolar modo il sindaco perché purtroppo da parte del partito di riferimento, oltre Confitto e dei consiglieri comunali di riferimento in consiglio comunale, non c'è stata alcuna motivazione politica e istituzionale per giustificare il cambio di guardia in un assessorato, scusate, importante, strategico per la nostra città. E a che fa? Parla il sindaco, parla il primo cittadino, il quale, diciamo, evidenzia questo cambio di assessore come un qualcosa di prettamente normale. Dice sostanzialmente che inizialmente vi invito, cari concittadini e cari amiche, ad ascoltare quello che dice il primo cittadino, non io. Lui dice inizialmente che è stato deciso dal partito il cambio dell'assessore Gino Perrucci. Dopo 10 secondi, all'interno sempre della stessa intervista, dice che è stato esattamente lui il fautore, il promotore di un cambio per poter dare sviluppo al territorio, soprattutto con riferimento ad una delega importante come quella Ma le idee un dell'urbanistica. tantino E allora, confuse. caro Sì. Alessio, dobbiamo Sì. dirlo, cari altamurani, dobbiamo interrogarci su che cosa comporta questo cambio, che cosa c'è dietro questo cambio di assessore, perché? Perché non è che è stato poi sostituito con un professionista all'interno dello stesso partito o riveniente dalle liste che hanno sostenuto il sindaco Forte durante la campagna elettorale. Inciso, non esiste più nulla di quello che è stato lì, diciamo, le liste che hanno sostenuto il sindaco durante la campagna elettorale. O altri professionisti della nostra città hanno pensato bene di prendere un esterno perché il sindaco dice che garantisce la terzietà. A tal riguardo ritengo che non c'è nessuna garanzia di terzietà, anzi, c'è esattamente il contrario, c'è il voler forse andare a tutelare interessi di qualcuno in questa città e noi a questo gioco, a questi piccoli cabotaggi politici, caro Alessio, noi non ci siamo. Saremo lì,
attenti insieme alle forze d'opposizione, insieme al collega Castellano, insieme a tutti quanti noi che oggi svolgiamo un ruolo importante all'interno dell'ente. Siamo sì consiglieri di opposizione, ma siamo anche i primi a evidenziare, a mettere in risalto tutto ciò che chiaramente in questo periodo non va ed è sotto gli occhi di tutti, che è del tutto evidente, caro Alessio, che la macchina amministrativa è completamente imballata, si è in presenza di un comune completamente blindato, c'è ancora purtroppo, e lo devo dire, perdonatemi anche per il tono, un'architrave politica costituita da due o tre soggetti che fanno davvero i fatti loro, se così si può dire, a Palazzo di Città, e non interessi della città. Noi su questo, cari amici, Antonio, e cari amiche... la nomina del nuovo assessore, anche in quest'ottica, di interessi particolari magari di alcuni soggetti, perché io ritengo, Antonio, vi sia anche un discorso di fondo importante per quanto riguarda la mortificazione della nostra tradizione nel settore dell'edilizia. Noi vantiamo, abbiamo innanzitutto un vicepresidente dell'Ordine degli Architetti, centinaia e centinaia di ottimi, bravi, straordinari ingegneri, perché andare a pescare fuori? Esatto, il pescare fuori non comporta la terzietà, l'imparzialità, comporta il voler andare a tutelare interessi di qualcuno che orbitano intorno a determinati partiti che oggi sono in maggioranza. E dato che questi soggetti rivengono dalla vecchia amministrazione, che dicono di essere ormai in discontinuità, io ritengo che non è assolutamente così. Questi giochi, caro primo cittadino, non li venire a raccontare a noi, non venire nei banchi dell'opposizione a dire cose che non sono vere. È un problema reale, è un problema serio, e così come abbiamo fatto in tante altre occasioni, rivolgendoci agli organi competenti, agli organi sovracomunali, agli organi che hanno un controllo imparziale rispetto all'attività amministrativa, probabilmente, caro Alessio, non nascondo che faremo anche quest'atto, perché è del tutto evidente che mettendo mani al PUG, ormai prossimo, andiamo a smuovere determinati interessi. Molto pesanti. Ecco, Oronzo, nell'ultimo consiglio comunale hai anche proposto, girato, letto una interpellanza su un argomento fondamentale, io ritengo, anche per il destino amministrativo di questa attività politica, sulla storia dei rifiuti. Cosa sta accadendo? Alessio, con te immaginavo, e ne sono convinto, di sfondare una porta aperta. È noto a tutti i nostri telespettatori che saluto quali sono state le tue posizioni ferme sul tema, su un tema così delicato che ha interessato la nostra città per tanti anni, e data anche la fondamentale importanza di ciò che stiamo parlando, e quindi del servizio di rifiuti, e soprattutto degli importanti impegni di spesa per la nostra amministrazione, ovviamente è una materia che merita attenzione, merita un controllo anche su quella che è la regolarità dei vari procedimenti di cui mi appresto a discutere. Come ho detto, è un tema importante, tu lo conosci probabilmente, sicuramente meglio di me. Io mi sono, la prima volta ero un semplice spettatore, questa volta ho la possibilità di interloquire come amministratore. E che cosa è successo, caro Alessio? Eravamo in provo a fare una ricostruzione storica del motivo per il quale è stata presentata questa vergognosa interpellanza, così come l'ha definita il nostro sindaco, lasciando poi ad altri dare un giudizio su ciò che è vergognoso, su ciò che non lo è, su chi ha un comportamento diligente e chi non ce l'ha. Eravamo in commissione, diceva Alessio, nella seconda commissione, quindi la presenza di vari consiglieri, alcuni di maggioranza, alcuni di opposizione. A un certo punto arriva, non era convocata, non era prevista la presenza del sindaco in quell'attività di commissione, e lui arriva, si siede con un sorriso, inizia a dire: ragazzi, guardate che ci potrebbero essere dei problemi sull'appalto, l'appalto che si sta celebrando e che si sta concludendo, quello gestito dalla Consip, appunto la gara per l'aggiudicazione alla società o alle società che svolgeranno questo servizio. E chiedendo informazioni sul motivo per il quale il nostro sindaco avesse delle perplessità,
ci dice perché probabilmente lì andava previsto un impegno di spesa. Poi andiamo a vedere, capire se è previsto un impegno di spesa. E se ne sono accorti ora. E se ne sono accorti ora. E i dirigenti ora. Che fanno? E i dirigenti o i funzionari che fanno? Messi davanti a un fatto così importante, non dimentichiamo che questa notizia, Alessio, viene fuori un po' stranamente quando si consuma in maniera purtroppo negativa per le società che hanno partecipato alla gara l'ultimo ricorso per cercare di rientrare a far parte del bando. Spero di essere il più semplice possibile per me stesso. Manco a farla apposta, appena si decreta la parola fine per quanto riguarda la possibilità di ulteriori ricorsi, esce questa notizia. Ovviamente noi vogliamo, chiediamo spiegazioni, chiediamo al sindaco come mai. E lui mi dice, guardate, noi avevamo un appuntamento alla Consip, appunto perché era in fase di conclusione, quindi in fase di aggiudicazione all'appalto, non riesco neanche a raggiungere Roma perché coinvolto in un incidente. Tutto insomma, una strana e spiacevole coincidenza, sì. ove lo dovesse essere, e è andato a Roma forte di un documento, un atto, da parte dell'ufficio avvocatura, che evidenzia e sottolinea appunto questo problema, cioè quello che sarebbe dovuto essere preso da parte del Consiglio Comunale in precedenza un impegno di spesa. Beh, innanzitutto, il caro sindaco, se non lo sa, ve lo dico io, quell'atto che è stato... Lui che comunque non è un avvocato. Non è un avvocato, però ha 20 anni di carriera politica, rispetto a me, non esiste... Nella gestione dell'attività amministrativa pubblica, caro sindaco, un documento riservato personale. Il documento riservato personale lo si fa tra privati. Lei gestisce la cosa pubblica nel senso aulico della parola e quindi non può basare i suoi convincimenti su atti che chi glieli fornisce, i suoi funzionari, definisce riservati personali. È come se noi volessimo mettere su determinati documenti un segreto, il segreto di Stato. Credo che non sia possibile. Poi in quelle condizioni, con quel ruolo, con quell'argomento. Con quell'argomento. Con quell'argomento. Allora, è stata una perplessità, un eccesso di zelo, però mi iniziano già a mancare alcuni passaggi. È stato riservato personale che non esiste tra gli atti pubblici, non esiste che un atto pubblico sia riservato e personale, ci sono solo forse i segreti di Stato, quelli che vengono conservati dal governo centrale. Sì. Ma andiamo oltre. In un successivo incontro è ritornato alla carica con questo argomento. Noi a quel punto abbiamo anche sollecitato qual era un suo pensiero sull'esito definitivo della questione, anche in base a quelle che erano le sue eccezioni. E lui, in maniera molto candida, molto trasparente, ci rappresenta due possibilità, caro Alessio, caro Antonio, cari concittadini: o di andare in proroga con l'attuale servizio, o in maniera del tutto probabilmente scellerata, ingiustificata soprattutto da un punto di vista legislativo, addirittura si permette il lusso di dire che si potrebbe anche distaccare da quella gara per farne un'altra. Per 18 mesi, una mini gara. Una mini gara. A questo punto ho sentito la necessità di approfondire, di documentare, di capire quali sono, almeno in grandi linee, quali sono i passaggi della gara per l'aggiudicazione del servizio di nettezza urbana, così come poi gestita dalla Consip. E perché arrivo all'interpellanza? Perché notavo delle incongruenze in quello, nel diritto, nelle leggi, in ciò che richiamava il nostro caro sindaco. Perché? Perché ritengo che non possa anche non essere previsto un impegno di spesa. Anche per un semplice motivo, Alessio, perché noi non sappiamo qual è la spesa che devi impegnare, se non dopo l'aggiudicazione, caro sindaco. Perché oggi non sappiamo, l'aggiudicazione può essere fatta a 100, 120, 130, 40, quindi noi non sappiamo oggi. E comunque, se tutto viene fatto in maniera corretta e vi possa essere gli estremi per i quali c'è stata questa imperfezione nel procedimento, si poteva sanare senza nessuna responsabilità da parte sua. Invece si arrampica sugli specchi. Invece continua. Sì.
Arriviamo poi al modo di gestire, come noi interlochiamo. Io all'inizio non lo consideravo possibile, ma purtroppo ora mi rendo conto che molte cose che dice il sindaco, a me personalmente, anche in sedi ufficiali, devo leggere al contrario. Perché quando mi parla di questa vicenda, mi parla anche di alcuni soggetti interessati con cui ha interloquito, manco a farlo apposta, vado a fare dei riscontri e per esempio, anziché aver chiamato Alessio al sindaco, Oronzo al sindaco, è l'esatto contrario, è il sindaco che ha chiamato. Quindi puoi immaginare bene, vista la delicatezza insomma, della materia, sì, che ho dovuto approfondire e ho dovuto fare un'interpellanza, che caro sindaco è tra le prerogative dei consiglieri. Sai cos'è l'interpellanza che lei definisce vergognosa? Io l'ho voluta stampare per riportarla in maniera precisa. L'interpellanza consiste nella domanda, cari concittadini, rivolta al sindaco in forma scritta, volta a conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Che deve fare un consigliere dirigente? Sì. Davanti a un argomento così delicato, caro sindaco, dove io ho riscontrato delle incongruenze, è in diritto, in quelle che sono i procedimenti che lei richiama, ma anche poi in quella che è la ricostruzione storica delle persone magari con cui lei ha interloquito, che sono completamente contraddittorie. Allora, a questo punto io devo esercitare la mia funzione di controllo, l'ha detto prima l'ottimo consigliere amico Antonio Cappiello, noi stiamo là per quello, noi diamo un contributo, sì, affinché sia propositivo, ma purtroppo alcune volte, e molto spesso, caro Alessio, ci rendiamo conto che il nostro contributo non è la maggior parte propositivo, ma è di controllo. Siamo costretti a un'attività di controllo, cari concittadini, proprio perché ci sono situazioni, argomenti, gestioni che a noi non vanno bene, non ci piacciono. Antonio, prima di... Adesso permettimi due ultimi concetti, non voglio rubare, non voglio rubare il tempo. E qui ho depositato questa interpellanza. Con quali motivi? La prima, per capire se questo impegno di spesa in seno al Consiglio era necessario o non era necessario. Io ho dubbi che fosse necessario e comunque si può ratificare. Ma poi, caro sindaco, ma a lei che interessa andare a creare tutto questo polvere? E questo preoccupa. Che interesse ha il nostro sindaco a interferire in una gara nazionale gestita dalla Consip, adducendo motivazioni che probabilmente altri suoi consiglieri, altri suoi colleghi sindaci gli hanno detto che sono inesistenti? A pro di che cosa? Che interesse ha lei, caro sindaco? Un'ultima cosa, Alessio. Piuttosto, caro sindaco, si preoccupi di andare a controllare l'appalto. L'appalto vigente, la regolare gestione di quell'appalto, si preoccupi di andare a verificare, così come lei ha l'obbligo di fare, se sono sussistenti nell'attuale gestione tutti i requisiti. Faccio l'esempio più sciocco: la regolarità della posizione contributiva, previdenziale, perché non a caso siamo assaliti da notizie dei giornali, ad Altamura, a Fasano, dove riscontro delle cose aberranti. Annunci. Ecco, Oronzo, ma anche nulla ha fatto l'amministrazione per stimolare la raccolta differenziata. E qui parliamo anche di un concetto che va sulla qualità della vita. L'amministrazione non ha fatto assolutamente nulla per stimolare e sensibilizzare l'opinione pubblica per la raccolta differenziata. Sai quali sono i risultati? Certo, non abbiamo certo raggiunto l'obiettivo e quindi andremo a pagare l'ecotasse. E come lo voleva raggiungere questo obiettivo? Appunto, non lo so. Lo voleva raggiungere, l'ha detto in qualche intervista, con una manifestazione prevista in piazza, purtroppo che non si è potuta celebrare per il nefasto evento della tragica scomparsa dei nostri cari cinque giovani concittadini, con la quale avrebbe dovuto promuovere e regalare i pocket per le cicche delle sigarette. E con quella tu vuoi sistemare, vuoi recuperare i punti di percentuale della raccolta differenziata. Sindaco, ma chi lo vuole andare a raccontare? Pochezza, Mario, pochezza. In piazza, dovevamo fare la raccolta in piazza. Cioè, dovevamo andare tutti in piazza Duomo a conferire tutta la nostra differenziata, perché quella è la manifestazione a cui facevo riferimento. Cosa doveva raccogliere in piazza? Con che termini di percentuale doveva aumentare in piazza Duomo, sindaco? Antonio, siamo messi veramente male. Ecco, io volevo farti notare un comportamento strano. Io
ritengo altamente lesivo nei confronti anche della credibilità della stessa politica altamurana. Nel corso della presentazione, quel giorno a Palazzo di Città, nella proposta di Altamura Capitale Italiana della Cultura 2018, erano assenti i vertici istituzionali. Non era presente la Liliana Ventricelli, non era presente Gianni Stea. Anzi, anche contemporaneamente, neanche tu eri presente. No, nessuno delle forze di opposizione. Non invitati, perché poi io gliel'ho chiesto al sindaco. In concomitanza, Gianni Stea era presente qui a rilasciare un'intervista e ne abbiamo parlato. Ma lui mi ha risposto poi il sindaco in questo modo dicendo: ma non è mica un obbligo invitare le forze politiche di opposizione o le figure istituzionali, ma così non si va da nessuna parte. No, questo non è credibile, questo atteggiamento, ma non solo, questa politica, Alessio, è un'offesa, ma io ritengo, solo, anche all'intelligenza. Non solo credibile in quanto tale, perché chiaramente siamo abituati a tutto da quando si è insediato il sindaco Forte con questa sua maggioranza e soprattutto con quella che sono gli esponenti dell'attuale giunta. Dico che è davvero indicibile che una città come la nostra, in cui chiaramente noi rappresentiamo non 13 consiglieri in consiglio comunale, no? Noi rappresentiamo forse metà della città, sì, di Altamura. E rispetto ad una manifestazione importante che devo dire io ho appreso soltanto attraverso un'intervista televisiva che, sì, il sindaco ha, sì, rilasciato, penso alla vostra, sì, emittente, di una candidatura della città, sì, di Altamura a capitale della cultura 2018. E ti dico di più, Alessio, ti dico che a parte che non siamo stati né invitati né un messaggio né una telefonata, neanche consultati né sulle proposte da aggiungere, no, ma se non siamo stati invitati, appunto, sì, né tantomeno, sì, siamo stati consultati. E rispetto a questa nostra assenza, che è grave, caro primo cittadino, cari organizzatori di questa bella manifestazione, perché io sono in qualità di altamurano propenso affinché la nostra città possa conseguire questo traguardo e questo risultato, ma nel metodo non c'è assolutamente la volontà di fare squadra per un obiettivo comune, seppur con punti di vista diversi. E questo è quello che manca, il confronto, la dialettica con questo signore, con questo primo cittadino che pensa di essere veramente il capo del Palazzo di Città, ma questo non è. Questo non è, caro Alessio, sì, e cari amici, perché noi, in qualità di consiglieri, seppur di opposizione, rispetto a questa nostra iniziativa di Altamura, perché qualcuno dice bisogna pensare in grande, io dico che bisogna agire in grande, dare delle risposte concrete. Ma ti dico questo perché, sì, poi ho avuto modo di scaricare, perché, devo dirti anche la verità, io ho chiesto ufficialmente al sindaco di acquisire il dossier, caro consigliere, ho chiesto agli uffici di avere copia del dossier e della manifestazione di interesse mandata al MIBACT, ma io non ho avuto ancora oggi, cari amici e care amiche, una risposta. Ed è molto grave che non venga data una risposta ad un consigliere comunale quando c'è un'istanza scritta anche a mezzo PEC per avere contezza di questo dossier che io ho letto. E rispetto a questo dossier di 60 pagine, ti posso dire, senza nessuna volontà di denigrare il lavoro fatto dalle eccellenti competenze a cui hanno lavorato e hanno messo mani, è scarso, non c'è la visione della città. Questo è il risultato di chi vuole lavorare sempre da solo in autonomia per avere sempre comunque il pregio di essere stato lui o chi per lui a fare questa candidatura, il suo staff, tutto ciò che rappresenta oggi, diciamo, l'alveo del sindaco Giacinto Forte. Ma cari amici, vi siete documentati rispetto all'attuale candidatura di Pistoia, che è stata la città che ha vinto quest'anno il premio? Quali sono state le motivazioni che il presidente della commissione esaminatrice ha dichiarato per poter far vincere Pistoia? Ha parlato di centro urbano, attrezzato. Qualità della vita. Ha parlato di qualità, sì, della vita. Ha parlato, caro primo concittadino, di un budget realistico. E quando io poi ho letto il budget, chiaramente, ho notato la, diciamo, scarsa possibilità di poter implementare un budget dove, caro Alessio e cari amici, si prevede la possibilità di coinvolgere sponsor, non si sa chi, perché loro chiaramente parlano sempre in maniera generica.
sponsor o altri enti che vogliono finanziare per circa 1,5 milioni questa attività, non essendo mai stati coinvolti a monte nel processo di redazione. Ma caro primo concittadino, si è reso conto che esiste una tassa di soggiorno da applicare per il 2018 per le attività ricettive? Si rende conto che la città di Altamura non è pronta, non è una città d'arte per poter applicare una tassa di soggiorno? La vogliamo smettere di dire le bugie e di dire ancora proclami a questi nostri concittadini? Non siamo Roma o Venezia, città d'arte in cui quotidianamente c'è la possibilità di fiere, di workshop o di altre attività finalizzate alla cultura. Ben venga la cultura. Noi siamo pronti, dai banchi dell'opposizione, glielo diremo fino alla fine del suo mandato, ad essere costruttivi nell'ottica di un obiettivo comune. Ma dato che qui di comune non c'è assolutamente nulla, ma c'è sempre l'obiettivo di raggiungere scopi personali, a questo gioco, cari amici, noi non ci stiamo. Noi stiamo aspettando che la Giunta vari un documento programmatico per capire la cultura a 360 gradi come si articolerà nella nostra città. Che fine ha fatto il laboratorio di Portalba? Dove sono finiti quelle promesse fatte in campagna elettorale? Da dicembre 2015 ad oggi quel laboratorio è chiuso. Altro che l'ho inserita all'interno del dossier dicendo che è un ambiente polifunzionale, pubblico-privato. Dite bugie, dite solo falsità. E questo la città lo deve sapere, perché è molto grave che da dicembre ad oggi non è stata spesa una parola su questa questione. Un laboratorio così importante, un punto di, diciamo, di concentrazione culturale, di spese e di manutenzione chiaramente da fare. Quindi, caro Alessio, perdonandomi anche per i toni anche accesi, io evidenzio soltanto che c'è una scarsa attività politica, c'è una scarsa attività politica intesa come servizio alla nostra città. Cari amici e care amiche, posso tranquillamente dire e ribadire che dopo un anno di questa amministrazione nulla è stato fatto per la città. Altamura purtroppo sconta il potere di qualcuno in questa città che lavora soltanto in una direzione e non nella direzione della città, che chiaramente oggi più che mai ha bisogno di risposte. Ecco Ronzo, gli ultimi due minuti li andiamo a spendere per quanto riguarda l'incontro e la conferenza stampa, quella tenuta ieri mattina a Palazzo di Città su il ricorso praticamente per quanto riguarda Cava Pontrelli, un ricorso che dovrebbe essere firmato e un po' in modo provocatorio. Il sindaco di fronte alle nostre telecamere ha dichiarato qualche giorno fa che avrebbe voluto firmarlo anche lui. Sì, non lo fa, sì, appunto. Non è che il mio proposito, lo impedirei. Però adesso, prima di risponderti, però permettimi solo di concludere ciò che puntualmente ha detto Antonio su sulla candidatura di Altamura. Anche questa, cari concittadini, caro sindaco, è un'altra farsa. Perché di fatto noi stiamo basando... Serve per distogliere l'attenzione. Serve per distogliere l'attenzione. Serve per fare propaganda. Serve per buttare fumo negli occhi. Perché? Perché noi stiamo partecipando a questa candidatura senza avere i requisiti. Caro Alessio, noi stiamo partecipando a questo importante progetto, a questa meravigliosa iniziativa, basandoci su beni e concetti e qualità che non abbiamo. Sindaco, è come se lei vuole candidare Altamura come capitale della cultura, basandosi anche sulla Fontana di Trevi. Ma la Fontana di Trevi, sindaco, sta a Roma, sta... Perché il Palazzo Baldassarre è chiuso e non si sa se viene riaperto perché abbiamo problemi di custodia. Le orme del dinosauro ad oggi, chissà quando, non sono fruibili. Abbiamo una pessima qualità della vita. Il decoro della nostra città è inqualificabile, caro sindaco. Le necropoli, le aree archeologiche, tutte inutilizzabili. Però messe a sostegno di un progetto di candidatura. Ma con chi crede di stare a parlare, sindaco? Ma credi di stare eternamente in campagna elettorale? Arriviamo a Cava Pontrelli. Faremo firmare anche il sindaco
il ricorso alla Corte dei Conti per Cava Pontrelli. Lui lo ha chiesto espressamente. Ma credo che, Alessio, io lo dico... Gliela gireremo una copia. Con estrema franchezza. Io quel ricorso non l'ho sottoscritto, non l'ho sottoscritto come partito, perché noi crediamo che l'attività principale sia quella politica, fatta con l'interpellanza, fatta con le denunce. Però il resto del centro-sinistra, in modo unitario, in maniera unitaria. Ha fatto questo ricorso. Quindi credo che nessuno, vedremo se poi avrà davvero la volontà di sottoscriverlo questo ricorso. Una provocazione, secondo me. Adesso, le diciamo. Io sono abituato, e me l'ha insegnato mio padre, cari concittadini, e mi trovo bene, glielo suggerisco anche a lei, caro sindaco, di contare fino a 10 prima di aprire bocca, perché ha la possibilità di riflettere e probabilmente di evitare di dire qualche sciocchezza. Perché se dobbiamo continuare sempre su questo modo di fare, di esternare, di dire, è normale che poi ci sarà il consigliere Cappelli, il consigliere Castellani, il consigliere Loiuccio, il consigliere Melodi, la consigliere Petronelli, che staranno là ad evidenziare tutte le sciocchezze che lei dice. E le sciocchezze, ho usato un termine molto tenero, molto tenero, buono, molto tenero, educato, molto sì. Arriviamo a Cava Pontrelli, insomma, sulla quale sembra che si siano consumati ormai gli atti, è stato stipulato l'atto. Innanzitutto, questi milioni che arrivano, che non arrivano, voglio capire se sono frutto dell'attività di questa amministrazione, di questo sindaco, o frutto provenne della fantasia. Può o frutto pure della fantasia, sì. E l'ho detto prima, ogni volta che parlo il sindaco, carico cittadini, io vi do un consiglio. Provate a togliere almeno il 50% di quello che dice, e forse vi troverete bene. Sì. Cosa è successo? È stato fatto l'atto, ormai l'importo ne abbiamo ampiamente discusso, ma è giusto, ripeto, 770.000 euro per un pascolo che in realtà probabilmente nemmeno serve, però questa attività è stata con convinzione e anche con una apparente serenità da parte dei consiglieri di maggioranza portata fino alla fine, tant'è che è stato stipulato. Sì. Ma di concreto ad oggi cosa c'è? Non c'è ancora nulla, io vedo nessuna progettualità, nulla, nessuna proposta. Ma Alessio, nemmeno la tutela di quelle orme. Questo sindaco parla di quello che vuole fare, parchi, temi, ha preso l'esempio dell'agriturismo, l'amicizia. Ci sono stato con i miei bambini dove hanno messo questi dinosauri, una bella esperienza. Ma lì, di concreto, che cosa sta facendo? Ma soprattutto, sa che oggi la sua priorità dovrebbe essere non sbandierare che verrà lo scicco a fare il parco, dobbiamo fare quello, o ci sono 50.000 prenotazioni. Lei deve tutelare quelle orme, le deve coprire, le deve curare, se no rischiamo che rimane, come si suol dire, con un pugno di sabbia in mano. È là dove lei si deve dare da fare, caro sindaco. Antonio, a te il compito, un minuto per chiudere l'appuntamento. Io, anche per drammatizzare, dato che comunque questa puntata è stata sicuramente molto intensa, molto ricca, questo denota ancora una volta, soprattutto sentita, certamente, Alessio, la presenza di alcune tematiche importanti della nostra città, e noi come organo politico siamo tenuti chiaramente a interloquire, a discutere e a ragionare. Io vorrei concludere con una battuta rispetto a quella che è stata la candidatura di Altamura a Città della Cultura, in quanto ho pensato, leggendo il dossier, di ritrovare, sai, il castello, quello messo durante la manifestazione medievale, no? Che rappresentava il fiore all'occhiello, collocato in maniera scellerata su un parcheggio in cui esisteva parcheggio, mercato della frutta, eccetera. Perché proprio durante l'ultimo consiglio comunale, caro Alessio e care amiche, ho scoperto che per poter erigere le torri di questo sontuoso castello sono stati spesi dall'ente comune, spende una somma pari a 1.500 euro di acqua per poter erigere le torri del famoso castello di Federico II di Svevia, perché per la manifestazione di Federico. Io ho chiesto al sindaco, ma probabilmente c'era un incendio da dissipare per aver speso 1.500 euro di acqua. Noi non lo sappiamo. O in cemento. Io non lo so, caro consigliere. Io ho chiesto al sindaco e non mi ha dato risposta. Oppure sorrideva il canale soltanto intorno al castello per il ponte elevato. Io no, ma poi non capisco perché non ho visto l'acqua. Eventuale conquista. Io non so quant'acqua è servita per i ruscelli o per... qualche allevamento di pesce. O di pecore. Sì. Non lo so, perché ultimamente la campanella del richiamo delle pecore nella
è molto frequente, esatto. E quindi cari concittadini, anche qui il comune spende 1500 euro di acqua per non si sa quale motivo, forse per erigere, così come c'è scritto negli atti, anche qui gli atti, voglio dire, sindaco, li legga prima, perché non è possibile dire alla città, perché la gente non ha più l'anello al naso, dire che abbiamo speso 1500 euro di acqua per erigere le torri. Davvero, io mi auguro che questi episodi veramente non si ripetano più, non per il bene, diciamo, dei suoi dirigenti e della sua maggioranza, no, ma per il bene della città che chiaramente non può più sottostare, sì, a queste situazioni, a queste veramente situazioni, seppur ridicole, però sì, sono davvero importanti. Allora, abbiamo la necessità di fermarci qui, immensamente grazie agli ospiti di quest'oggi. Alla mia sinistra Oronzo Castellano, consigliere comunale dell'UDC, alla mia destra Antonio Cappiello, consigliere comunale del Partito Democratico. Piazza Politica torna domani alla stessa ora, non mancate!